Sappada in delirio per Lisa Vitozzi, una montagna russa di emozioni ha definito l'atleta stessa la sua partecipazione ai mondiali di biathlon di Oberhof, che si è chiusa con un bottino di ben 4 medaglie conquistate in 6 gare. L'oro nella staffetta con Samuela Comola, Dorothea Wierer e Anna Okenthaler, l'argento nella staffetta mista, i bronzi nell'individuale e nella staffetta mista individuale. Nella Mass Start, l'ultima gara individuale in Germania, l'atleta ha chiuso il 22esimo posto, pagando una giornata storta al poligono. Il suo comunque è stato un grande ritorno, dopo 3 stagioni deludenti che hanno portato a temere anche il suo ritiro dalle scene. La campionessa ha espresso tutta la sua felicità su Facebook, ringraziando i suoi sostenitori e dedicando il successo ottenuto al nonno. In tutto il Friuli la gioia per la biatleta è stata incontenibile, ma Sappada, la festa tra i suoi fan, è letteralmente esplosa. E non c'è dubbio che l'entusiasmo continuerà, visto che Lisa è attesa a casa nella notte e per domani nel tardo pomeriggio sono previsti ulteriori festeggiamenti.